Il programma prevede sì l'esibizione della pattuglia, che è il momento clou, quello più importante, ma dimostreremo anche le altre capacità della forza armata. Quindi l'apertura sarà fatta da una KH-139, che è l'elicottero proprio del quindicesimo stormo, che dimostrerà quello che facciamo tutti i giorni, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Noi abbiamo degli assetti pronti a intervenire per qualsiasi condizione di emergenza, per recuperare personale sia su terra sia su mare in condizioni meteorologiche avverse. Quindi ci sarà l'elicottero e farà l'apertura col passaggio bandiera, con l'inno nazionale e il recupero di di persone dal mare. Poi a seguire ci saranno anche appunto la rappresentazione, la display di altri velivoli di Forza Armata, quindi un C-27 e FA e 346 da parte degli equipaggi del reparto sperimentale di volo, che porteranno appunto ai limiti questi velivoli per far vedere quali sono appunto le capacità, insomma, del sistema e della forza armata. Le prove e la manifestazione sono all'incirca allo stesso orario, quindi incominciano alle 16, le prove sono il giorno venerdì e la manifestazione è il sabato 18, con inizio alle 16, il termine previsto dovrebbe essere entro le 18:30.